Allora, intanto ringrazio anch'io questa commissione per la possibilità di aver potuto scandagliare sia attraverso l'esame accurato della documentazione contabile, che se non erro, fra documenti contabili e non raccolti siamo arrivati a un monte documenti pari a 25.000, una cosa enorme. Secondo me si sarebbe potuto fare un lavoro ancora più ficcante ed incisivo se questa commissione non avesse avuto questa deadline così stringente, perché va da sé che noi non siamo tecnici, siamo dei politici e quindi abbiamo dovuto fare uno sforzo piuttosto consistente per poter esaminare la maggior parte di questi documenti ed individuare quali di questi ci dava chiaramente dei segnali utili per scandagliare le cause del dissesto e del grosso squilibrio finanziario di ALER. Utili sono state molto utili anche le audizioni, perché pur molte di esse, essendo costituite da soggetti, tra virgolette, di parte, quindi che tutto sommato non avevano un interesse diretto a scoprire tutte le carte, però proprio attraverso l'incrocio di queste audizioni il nostro lavoro è stato in maniera preponderante questo, capirne le contraddizioni, capire, cosa veniva trattato con superficialità, se vi erano e vi erano anche degli indizi che ci potessero condurre a un esame più attento ed accurato dello squilibrio finanziario. Ebbene, qual è la conclusione del gruppo Movimento 5 Stelle? La conclusione del gruppo Movimento 5 Stelle, che secondo noi è pienamente avallata da questa relazione, che fosse stato per noi sarebbe stata ancora più corposa, ma che comunque evidenzia in molte parti quelle che sono le vere cause del dissesto finanziario, secondo il nostro gruppo consiliare esisteva un vero e proprio sistema ALER Milano. Qui c'è stato una sorta di gioco d'azzardo compulsivo, a nostro parere, con spreco di fiumi di denaro pubblico, e non riesco ad andarci troppo intorno a queste cose, perché mi ha indignato verificare dai documenti contabili certi passaggi stigmatizzati anche all'interno della relazione, con speculazioni immobiliari e operazioni di edilizia residenziale pubblica fallimentari già in partenza. Si accendevano quindi mutui e si richiedevano finanziamenti per fare cassa, anche se era evidente l'assenza di condizioni per il successo di queste operazioni. Quindi, mala gestione finanziaria aziendale di ALER Milano e delle sue partecipate e cattiva politica di Regione Lombardia. Secondo noi questi sono i fattori determinanti dell'abnorme buco di quasi mezzo miliardo di euro che a nostro parere si poteva evitare. E la domanda che ci viene adesso è chi ripagherà i cittadini di questi danni? Dunque, il Movimento 5 Stelle rivendica il suo apporto sostanziale ed essenziale, nonostante alcune critiche e provocazioni della maggioranza, sulla stesura di questa relazione, alla quale abbiamo contribuito sin da subito attraverso una richiesta che è stata recepita di suddividere, per esempio, le cause del dissesto finanziario in due macrocategorie: cause esogene, quindi fattori esterni assimilabili a tutte le ALER lombarde, dalle cause endogene, che sono quelle, i fattori interni, cioè tipici dell'ALER Milano e direttamente correlati alla gestione di ALER Milano e delle sue partecipate.